Ingegnere Serpieri, come funziona la metodologia di rilievo fotogrammetrico e quali sono i vantaggi se la si dovesse usare in aree colpite da terremoto? Sostanzialmente i vantaggi dell'utilizzare un rilievo fotogrammetrico è la possibilità di ottenere in tempi rapidi e con bassissimi costi dei rilievi, diciamo, a nuvola di punti e anche con milioni di punti, appunto, di monumenti, edifici storici che hanno un grado di complessità e, diciamo, geometria molto elevata in poco tempo e con pochi costi. Quindi passare da questo rilievo che si può ottenere anche, per dire, tramite drone a distanza, per esempio in zone terremotate dove è difficile raggiungere il posto, può essere anche pericoloso, quindi in pochissimo tempo con un drone delle foto si fa una sessione di foto, poi si arriva in ufficio e in fase di post processing in ufficio si elaborano tutti i dati e si può ottenere un modello geometrico e poi da quello ottenere un modello numerico di elementi finiti di cui fare tutte le analisi del caso. Chiaramente rispetto a un rilievo tradizionale ci si mette pochissimo tempo, quindi basta andare sul posto con una macchina fotografica, volendo anche con un cellulare, con le tecnologie di oggi, pochissimo tempo, quindi è la prima cosa. E poi anche avere, diciamo, la possibilità di usare una semplice cordella metrica, non ci vogliono dei gran strumenti. E quindi una cordella metrica, pochissimo tempo, poco costo, un cellulare, una semplice macchina fotografica o anche un drone se non si vuole in zone a rischio entrare proprio dentro l'edificio, e poi si porta tutto a casa, viene fatto il lavoro nel giro di una settimana, qualche giorno, tramite queste procedure di cui ho parlato oggi si riesce a diciamo, ad avere un modello di elementi finiti con cui studiare la struttura.